Il web è un posto meraviglioso, anche se spesso si incappa in commenti, beh, cattivelli. Seba ne legge alcuni con Yuriko Tiger. Stiamo facendo le iene adesso Ok. praticamente. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video senza senso. Di cosa parliamo oggi? Dai, cos'è la domanda che più ti fanno i tuoi fans? Hai mai visto Death? Hai mai visto cosa? Death, non domanda. No, aspetta, ti piace il K-pop? Ti piace il K-pop? Porca Sai cosa potremmo fare? Possiamo commentare se c'ho qua il telefono i troia! Non mi commenti. compare le cose di K-pop. No. No, 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 non so niente di K-pop. No, i commenti negativi che mi sono arrivati, facciamo quello, la reaction. Sicuramente ci sono parte dei miei fan Sì, che hanno allora, scritto. aspetta, torno subito. Ed è così brutta la vita. Tutti, siamo qua con Yuriko Bentornati. e oggi facciamo praticamente, vabbè, oggi abbiamo fatto una lunga giornata di shooting. Sì, Ti sei divertita? Ti è piaciuto come è venuto? Gli ho parlato un sacco di haters, no? No, non di haters, però comunque di bullying, c'era un pochino di... Di Ah, cosa che sì. parlava il video, tu che sei l'esperta? Nell'Irlanda della mia vita. Della tua vita parlava. No, è vero. Cioè, nel senso, tutto quello che è stato l'inizio, come entrare nel mondo dello spettacolo, le problematiche, Sì. che ci sono stati contratti molto severi, tutte queste cose che in realtà le facciamo vedere nel video, sì. Sì, diciamo però una cosa che però non voglio che passi è che non c'entra niente Tanaka, non è che No, non Tanaka c'entra l'abbia niente la mia forzata agenzia, perché... no. È stato molto all'inizio dei tempi, quando ancora avevo un altro Sì. produttore, che per vendere molto tutti mi volevano spingere in un brutto campo Che e a te non io piaceva. dissi no, perché provai una volta, non mi sono trovata bene, non mi piace così tanto il mio corpo da fare i set super Ma no, che ignati. c'entra? No, devi apprezzare il tuo corpo, cosa Però sei invece sempre. quando io un giorno arriverò ad apprezzare il mio corpo, Farai finalmente il video mi nuda. piace. No. Ti piacerebbe No, molto. mi piacerebbe fare un set in bikini in realtà. Ma in Ok. bikini bello, non bikini da Playboy, ecco, insomma. Bene, Death è un punto di io farò le sfida. foto. Ma tu hai già fatto le foto in bikini? Ma tu sei uomo, In un'altra bikini no, cosa. in bikini no, però vabbè. Allora, iniziamo subito. Oggi volevo fare un video commento ai commenti stronzi. Allora, rispondiamo ai commenti stronzi. Te li leggo io. Allora, sono commenti che sono arrivati sul mio canale. Non ho collezionato anche quelli di Yuriko, quindi sono commenti stronzi. Sono arrivati a me. Da fan tuoi, no, no, non credo. Allora, vabbè, iniziamo col Grazie. primo. Adesso poi ho preso like perché devo dire che mi faccio forza perché veramente piango ogni sera quando li leggo, proprio ci sto Ci fai male. delle risate Non è vero, me ne sono grandissime. salvati ogni volta che... In realtà volevo fare il video canto i commenti negativi, Secondo me tipo sono volevo fare fatti. Anna Oxa e tipo fare, non so, senza pietà perché mi è arrivato un Sì, anche commento fa a me pietà. spesso me li fanno, però Ah sì? guarda, Non lo perché so, io me ne sono rispondi salvati. con ironia. No, vabbè, vabbè. Ma cavolo, perché non guardi mai fisso in camera? Non sei mica così brutto. Cioè, questo non era un commento negativo, però un commento bellissimo. Sì, no, Perché non guardi in camera? Non sei mica così brutto. grazie, in Grazie. realtà lo guardo, un po' timido. No, non lo so, ecco, ormai è iniziato così e è rimasta Ha il così. suo fascino, Allora, leggiamo questa. Seba con i capelli. Questa è molto bella. A me Seba non piace molto. Cattivo, non mi No, piace. questo non è cattivo, è Non dei mi gusti. piace molto i Sarà gusti. il suo modo di parlare? Che modo di parlare ho? È particolare? Ma cos'è di particolare? Quindi, vabbè, è una Un pochino. mezza verità. O che a volte tira fuori certe battute che ti fanno cadere le braccia. Sì, ha già ragione, ecco. Infatti, sì, poi vabbè, poi va avanti, il commento è lungo, vabbè. Comunque, ma come cazzo ho questo video di un finocchio nei consigliati Bo? Di. Non lo so, fatti due domande, scusa, eh. No, poi, se vuoi difendere i musi gialli, vattene in Giappone. Ah, ieri era la... Esatto, cioè, no, perché tra l'altro ho fatto un video in cui parlavo di Giappone e criticavo la famiglia Surikata perché aveva fatto questo video dicendo un sacco di Ah, cazzate sì. sui giapponesi e un sacco di gente mi ha detto, ma Sebastiano non vivi in Giappone, che ne sai te del Giappone? Come... E qua ne è arrivata una lunga Se serie. qualcuno tipo torna 3 mesi in Italia perché si vuole fare una vacanza Sì, o io cazzi vivo suoi qua per lavoro, da tantissimi, da sì, più no, di ma Yuriko. qualcuno anche a me aveva detto tipo, ah, ma non è vero che tu vivi in Giappone e lavori lì. Eh no, certo, la Bandai Namco mi aveva preso così a caso, Sì, ci ho fatto un infatti proprio, sì, fotomontaggio. esatto, cioè... Cioè, Cioè, guarda che non è che vivo in Giappone vuol dire che non posso lasciare la terra del Sorvante, eh? Cioè, non è che sono un criminale, eh? Cioè, scusa, non è che criminale sono agli arresti attivo. domiciliari in Giappone. Poi passiamo al prossimo. Quando vai in Giappone, poi ce lo dici. Qua ho fatto una critica alla famiglia Surikata e avevo detto che erano cose sbagliate, mi ha risposto così. Ma questo non è neanche cattivo. Poi, ci sono gli uomini che mangiano pollo e tonno. Questo è profondo, eh? È quasi una crisi.
E poi uomini diversamente eterosessuali che mangiano sushi. Era una frecciatina a te. No, non lo so, non l'ho capito. Allora che ho la batteria scarica. Poi, coglione, le cose sono vere. Sempre riferita alla famiglia Fricata. Sei troppo giappo minchia indegnato. A te ti arriva che sei. Ah, me dicono sempre che sono giappo minchia. Ma scusate, giappo minchia. Che poi io ho cercato cosa vuol dire giappo minchia, sì. Perché volevo fare il video. Sono un giappo minchia e proud. Io pensavo che erano solo fan del me li tolgo, no? Così sembro meno giappo minchia. No, invece giappo minchia vuol dire sono quelle persone che non sanno niente di Giappone e ne parlano e lo difendono in tutti i suoi perdoni. Io non difendo il Giappone sempre, anzi. No, anzi, io penso che te diciamo molte cose. Cioè, io adoro il però comunque diciamo le cose. Ovviamente sia a me che a Yuriko, comunque il Giappone ci ha aperto un lavoro dei sogni alla fine, perché comunque sì. Io mio mai sembra ancora di sognare a fare questo lavoro. Tanti amici, cioè in Giappone ovviamente è un paese che adoro, ma ci mancherebbe. Sì, ci sto qua, vivo bene, lavoro bene, mi piace. Ovviamente ci sono cose che non mi piacciono e dico anche cose che non mi piacciono, però non è che ti dico, cioè Giappone minchia un no. No, a me lo dicono spesso, ma sono anche gli anime, manga, la cultura muove, faccio a volte la cucina e tipo ah Giappone minchia, ma non è che se faccio la cucina non so come si vive in Giappone, lo so bene. No, ma infatti, sono cose che non. Però in realtà non sanno che ci sono tantissimi Italian minchia, se li vogliamo chiamare. Ci sono un sacco di giapponesi che amano gli italiani, si danno infatti, il nome italiano, è vero. Parlano in italiano anche quando non mangiano lo sanno solo la e pizza. Pensano che l'Italia esatto. Sia solo il più bel paese al mondo. Quindi ci sono, cioè non è, bello è una cosa ovunque. È bello. Minchia International. Minchia International, va bene. Vabbè, questo prossimo è importante. Capisco che hanno esagerato con le cazzate, sempre riferito alla famiglia dei surigati, no? E anche io ho guardato e ho riso. Perché hai riso se un. Cioè, hanno elencato 99 cazzate del Giappone a caso. E ho riso, non so. Secondo me, fare la maestrina con la penna rossa è un po' da presuntuoso. Anche se puoi aver studiato, viaggiato, imparato la lingua o altro, si parla di un mondo estremamente diverso dal nostro. Quindi, a meno che tu non sia giapponese, lascia perdere di cazzate sul web ne generano tanti. Perché gli dai tutta questa importanza? Io gli do importanza perché innanzitutto chi ha visto quel video anche i giapponesi sono offesi. Cioè i giapponesi dopo aver mangiato ruttano. Oppure i vecchi sputano in Giappone. Sì, no, cioè mi hanno dato fastidio. Ma ci mi hanno dato tante cose che non sono vere. Noi diciamo le nostre esperienze. Esatto. Sono... Adesso ok, siamo in una classe. Però in realtà non si è mai vestito da maestra con la penna rossa a dire no, le cose sono così. Io semplicemente volevo... lui vede come me, noi siamo qua, vediamo quel che vediamo e lo diciamo, sono i nostri pareri. Soprattutto perché io comunque ogni volta che torno in Trentino c'è gente che mi dice le geishe sono troie. E no, ma tu che se ne sai? Io mi danno fastidio queste cose. Allora io devo, cioè ogni volta che vedo una cosa sbagliata mi dicono ma perché l'hai fatto sulla famiglia ricata e non altro? Perché ho visto quelli, quello di video. Sono come quelli che ho mal di testa, lo cercano su Google o il cancro. Perché? Capito, perché ci sono un sacco di informazioni sbagliate su internet, non funziona. Poi chiedo scusa, io non sono iscritto, non ho le campanelle attive perché mi è arrivata la notifica di questo video e non mi interessa sentire un incazzato per cavolate. Poi vabbè, oh, non lo so, incazzato. Questa però è una critica a YouTube, non a me, quindi non la prendo, vabbè. Ok, vabbè, facciamo i saluti finali. Vabbè, c'erano anche un sacco di altri commenti negativi, tipo ma cosa ha fatto rimanere la famiglia surigata? Tu cosa ne sai sui giapponesi? Non è rispettoso parlare con la gente con la faccia coperta dai capelli mentre stai facendo una maschera? O sei troppo brutto per mostrarti? O i capelli sono troppo terribili? I capelli sono terribili? Grazie. Oppure, il modo in cui ti paponi e i capelli è da coglioni, i pregiudizi c'entrano poco. Cioè, questo è già un pregiudizio, scusa, mi dai del coglione e non mi conosci. Poi, cioè, tu saresti un modello cazzo, allora c'è proprio speranza per tutti. Questo però, vorrei finire con questo che è bellissimo però. Ma ti droghi? Gira con la faccia coperta dai capelli per non far vedere la faccia. Se tu invidino così sei messo veramente male, per non parlare del suo fisico da ragazzina diciassettenne. Non mi conosci. Seguirei molto divertenti i tuoi canali, ma dopo uno o due minuti mi viene troppo nervoso. Ma togliti quel cazzo di capelli dalla faccia, Cristo, chi ti è venuto addosso? Beh, noi direi che la prendo molto bene. No, abbiamo divertito comunque. Beh, no, abbiamo poco tempo, volevo commentare ognuno di voi con amore. Amore. Però purtroppo ci hanno detto che dobbiamo andarsene fuori dai coglioni. A proposito di andarmene fuori dai coglioni. No, io adoro, io vi lascio, se non offendete comunque gli altri, io lascio tutti i commenti negativi a patto che non offendano gli altri utenti. Se vedo che insultano te o insultano magari altri utenti tipo, cioè in modo molto volgare, allora vi blocco. Yuriko, è finita la batteria, dobbiamo dire ciao. Comunque, grazie mille per tutti i commenti negativi, tranquilli, io non discrimino nessuno, sia commenti positivi che negativi continuate a farli a patto che non offendete nessuno degli altri utenti in modo volgare. Ciao, 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 ciao. I keep looking. I don't know.